partiti. Gasperini stravince una coppa contro gli imbattuti e non riesce a non menzionare, qualcuno dice che ha menzionato la Juve, qualcuno dice che ha menzionato i grandi club d'Europa che hanno i debiti, perché qualcuno altro ha menzionato, dice sicuramente l'Inter. Io ho trovato veramente gioia nel vedere l'Atalanta, che per questioni di origini familiari, insomma, è un po' la mia seconda squadra. Fatti i complimenti, ero sicuro che avrebbe vinto, ieri l'ho detto su Controcazzo, l'unico a dire che avrebbe vinto, e mi spiace aver sentito veramente Gasperini che non riesce neanche a godersi quella roba. Evidentemente c'ha il complesso di aver vinto, ma di non essere mai riuscito a farlo in una grande squadra, non lo so, non so dove finirà. La chiudo qua, l'importante è che siano felici per questa vittoria. Lui andasse a quel paese, è insopportabile quello lì, comunque è un infelice dentro. Ora, oggi verrà montato, questa sera, stiamo andando in un posticino molto familiare e stasera seguite il canale perché sarà un videoblog bellissimo. Vi dico solo che siamo a 3 km dalla Pinetina, altrimenti io a quest'ora non mi alzo neanche per fare la pipì. Siamo a 3 km da Piano Gentile, siamo, nonostante un tempo da lupi, anche oggi 13 gradi in perfetto orario, sorprese, ricchi premi cotillon, monteremo veramente un video top. Spero di portarvi più contenuti possibili e non voglio spoilerare nulla. E sì, diciamo che assisteremo anche all'allenamento e va bene, dai, arriviamo lì per il caffè. peccato perché se c'è un clima, forse lo vedete dal finestrino, 13 gradi ad Appiano Gentile, qua proprio vicini al campo, ci saranno in campo, ce ne saranno 12. Per quanto riguarda il resto dell'Inter, io non mi dilungo. L'Inter è americana, avevo messo un centesimino sugli americani, quindi ho avuto ragione. Sul discorso dove invece ho avuto torto, perché bisogna anche ammettere gli errori, ho avuto torto sul fatto che avevo detto che la Cina, diciamo, intesa come governo, perché poi stanno uscendo insomma molte cose, la Cina, ne ha parlato molto Pistocchi su Twitter se vi interessa, ho sempre detto la Cina, scusate che ho ancora poca voce, non avrebbe mai lasciato Zhang fare, diciamo, una figura non bella, e invece gliel'hanno fatta fare. Quello che arriva, io qui ho letto Pistocchi, che ha delle fonti molto più importanti delle mie, e quindi nel ringraziare comunque Zhang e nell'augurarci che magari io se c'è da fare lo stesso percorso nei prossimi 6, 7, 8 anni con questa nuova proprietà americana, io firmo oggi per rifare questo ciclo. Certo, mi piacerebbe aggiungere una coppa, anche una coppa UEFA, mi piacerebbe giocare una Supercoppa Europea. È ovvio che l'obiettivo rimane la Champions, perché al netto di tutto non siamo distanti dalle squadre, anche forse siamo distanti dal Real, dal City, ma non da tantissime altre squadre, quindi è ovvio, come dice Lautaro, che l'obiettivo può essere quello. Però se dovessimo ripetere i successi, se tra 6-7 anni dovessi avere due scudetti in più, qualche coppa nazionale in più e due finali in più, comunque sarei felice. Non è facile ripetere questo ciclo, quindi al di là insomma di quello che di Zhang, di quello che di buono ha fatto Zhang, perché ha fatto molto di buono soprattutto quando è arrivato e ci ha gasato tutti, devo dire che in realtà in Cina l'hanno lasciato solo. Quello che dice Pistocchi su Twitter, da fonti abbastanza importanti, è che comunque lui, voi sapete, se io non entro in questioni politiche, sapete che quando in Cina hai delle aziende, poi se vanno in un modo sei il numero uno, se vanno in un altro diciamo che hai un po' delle limitazioni, ed è quello che ed è quello che dovrebbe essere. Io poi non voglio mettermi in nessuna di queste questioni. Quello che sicuramente è legato, ho sbagliato strada, quello che sicuramente è legato all'Inter è che a un certo punto Steven Zhang non era più
in grado di muoversi in un certo modo. Però se leggete Pistocchi, ve lo consiglio su Twitter, che ha fatto un bel thread, cioè lui non... lui ancora non si capisce perché la mossa è di Pinco. Qualcuno addirittura dice che lui è ancora dentro, che la mossa è temporanea, è vero, eh? Altri invece, insomma, hanno già mostrato, così come ha fatto l'Inter, le foto con alcuni membri del CDA americano, già insieme ad Antonella, Marotta, foto sotto la sede dell'Inter e comunicati ufficiali. C'è tanta, tanta fiducia nel rinnovo di Lautaro, ma questo per fortuna arriva anche da Lautaro ed è una cosa buona. Stanno rosicando tutti e impazzendo tutti, ma l'Inter ha detto solamente che farà un focus sui, sulla situazione della stabilità, un focus, non una roba, cioè faranno il punto su, sulla situazione. Dopodiché la frase importante è che hanno detto: noi garantiremo che l'Inter rimanga su questi livelli, anzi vogliamo vincere ancora. Qualcuno dice cosa dovevano scrivere, no? Come Henry su Kakoen, questi geni del nulla, no? Che non saluto. Ma la verità è che potevano scrivere un comunicato un po' più duro. Potevano scrivere: ragazzi, noi abbiamo preso in mano l'Inter, l'abbiamo escussa, la situazione la conosciamo, perché comunque è 3 anni che è dentro, c'è qualcuno dei loro, no? Che qualcuno cade dalle nuvole, ma è 3 anni che lo hanno dei membri dentro, quindi sanno benissimo come si muovono. E io ho aggiunto anche ieri su Controcazzo che non solo, ecco la pinatina, che non solo sanno tutto, ma secondo me anche le mosse di Bremer, le mosse di alcuni rinnovi, le mosse dello stadio sono già condivise, secondo me, con Octree, che sapeva, oggi possiamo dirlo, che per n motivi sarebbe diventata probabilmente proprietaria dell'Inter, perché cominciano a uscire, insomma, le indiscrezioni sulle quali, diciamolo, si sapeva, insomma, che intanto qua siamo arrivati alla pinatina e ci sono già ragazzi che chiedono gli autografi. Un attimo, perché qua mi sa che abbiamo fatto l'ingresso dei giocatori e invece io sono fermo, vi faccio vedere. Qui stiamo entrando, stanno entrando, probabilmente il parcheggio nostro di là, no, questo è l'ingresso dei giocatori. Nulla, speriamo di farvi dopo a più tardi, così vi racconto tutto.